e prospettiva. Questa è la seconda edizione di un convegno che noi avevamo già realizzato a Civitanova Marche nel mese di ottobre. Dunque, il convegno è organizzato dal gruppo consigliare TV della provincia di Macerata, che non fa di questo strumento un pretesto politico. A noi non interessano, diciamo così, le tifoserie, non interessano le bandiere di partito questa sera. Questa sera ci interessa aver messo a disposizione le nostre risorse per creare un gruppo di cittadini che questa sera possano interloquire tra di loro e su questo tema. Aspettiamo il presidente della provincia, Franco Capponi, che aveva, diciamo così, assicurato la sua presenza, tanto che il convegno era stato organizzato proprio in funzione della sua disponibilità. Quindi la data era stata scelta per questo. Lo attendiamo e speriamo, insomma, che prenda parte a questa iniziativa. E il tema rifiuti è un tema che questi mesi è al centro del dibattito politico a livello provinciale, comunale, tra le associazioni, tra le istituzioni e tra i cittadini. È un tema molto importante. Non sto a riassumere la situazione, l'attuale situazione della provincia provinciale, perché la conosciamo tutti. Quello che ci interessa questa sera è prendere in esame la soluzione proposta dalla presidenza della provincia di Macerata per rientrare dall'emergenza rifiuti e valutarla e vedere, insomma, se questa proposta risponde in effetti alla necessità del territorio, se è rispettosa nei confronti del territorio e, non fosse, insomma, elaborare soluzioni alternative sulla base, insomma, di quanto era già stato elaborato a Civitanova. Questa sera i relatori del convegno, a parte io, insomma, che non farò una relazione, ma diciamo, si fa un po' da collante tra i vari interventi, doveva esserci Carla Poli, imprenditrice nel settore del riciclaggio, che purtroppo questa sera non può partecipare a causa di un'emergenza. Poi ce la spiegherà bene Alex, il rappresentante dell'associazione consumatori, che è qui alla mia sinistra, perché lui tiene i contatti con l'imprenditrice. Poi ci sarà Patrizia Gentilini, medico oncologo ospedaliero, e che ci illustrerà appunto la pericolosità della costruzione degli impianti di incenerimento e della soluzione delle ecoballe, e vediamo poi qual è in effetti, quale può essere una soluzione per rientrare dall'emergenza nel pieno rispetto del nostro territorio. Ci do la parola ad Alice, che ci farà una breve introduzione e ci appunto spiegherà come mai Carla Poli non è più questa sera. Sì, buonasera a tutti, alzo così potete vedermi, sono Alessandro Lippo, webmaster anche del sito minutiro.it, mi trovate sotto alias Alex. Carla Poli non potrà venire perché è stata chiamata per l'emergenza a Benevento tramite Bertolaso, non poteva scegliere la data perché lì il sito è militarizzato, quindi sono state chieste l'autorizzazione al Ministero della Difesa. Sì, emergenza rifiuti, è stata chiesta autorizzazione al Ministero della Difesa e al Ministero degli Interni, per cui questa era una data che non poteva essere procrastinata. Quindi si scusa, capiamo bene che se è chiamata a Benevento direttamente dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, notiamo, ecco, che capacità ha questa imprenditrice, che tra l'altro è stata iscritta nell'elenco dell'Agenzia Europea dell'Ambiente come impresa a favore dell'ambiente, e per la quale ha dato la Comunità Europea 400.000 euro, diciamo, di incentivi per la ricerca. Questo convegno è stato fortemente voluto dalle associazioni. Qui abbiamo l'associazione consumatori che rappresenta Meetup, abbiamo l'associazione dell' ambiente, l'associazione civica ambiente, quindi è stata fortemente voluta dai cittadini. Mirko Montechiani, il consigliere provinciale dell'Italia Valori, ha subito accolto questa nostra istanza, e dobbiamo dire, insieme anche al presidente Capponi, abbiamo qui i componenti della maggioranza e dell'opposizione, questa dimostrazione che i cittadini e politica si possono unire abbattendo completamente le ideologie al fine di salvaguardare il territorio e preservarlo, perché il discorso dell'inceneritore, il discorso della discarica, ormai sempre più acclarato, oggi lo potete vedere anche sull'ANSA, è un problema non solo territoriale, è un problema anche, purtroppo, come ci spiegherà la dottoressa, sanitario, è anche un problema economico, perché comunque ha dei costi più elevati maggiormente rispetto a quella che può essere
l'opportunità che offre la tecnologia di Vede Lago. Quindi grazie a tutti per essere qui presenti e adesso cedo la parola alla dottoressa Gentilini che ci esporrà appunto sia sotto il profilo sanitario ma anche dopo, perché conosce bene la tecnologia di Vede Lago sotto il profilo tecnico, come funziona questo tipo di tecnologia. È più non è tanto un convegno, infatti la dottoressa farà una premessa di una ventina, già detto, una ventina minuti, massimo mezz'ora, ma è soprattutto un dibattito aperto, ecco, alle tutte le domande dei cittadini. Grazie per questo invito. Ecco, mi viene in mente che in tutto questo peregrinare per l'Italia avevo conosciuto Carla Poli alcuni anni fa e l'avevo nominata il primario dei rifiuti. Perché subito, diciamo, era stato chiaro che se uno considera i rifiuti una malattia, evidentemente la ricetta che viene proposta è la ricetta vincente e il fatto che sia chiamato per l'emergenza rifiuti a Benevento direi che lo dimostra. Allora, io sono un medico, ho sempre lavorato in un reparto di oncologia e appartengo a questa associazione di medici per l'ambiente. Voi vedete lì il nostro motto: tutti gli uomini sono responsabili per l'ambiente, i medici lo sono il doppio, fino a quando possiamo rimanere indifferenti. Ecco, vorrei proprio partire da questo e spiegarvi perché sono qui, sicuramente non certo per divertimento o per interesse personale, come tantissimi altri colleghi in Italia e in Europa e nel mondo. Ci stiamo muovendo perché la salute nostra, quella dei nostri figli, dei nostri nipoti, è seriamente compromessa dal tipo di, chiamiamolo sviluppo, ma non è uno sviluppo, che ha determinato questo degrado dell'ambiente. Quindi i motivi sono questi. Questa è l'associazione alla quale appartengo e che proprio oggi compie 20 anni. Quindi oggi, 25 novembre, nel 1999 nasceva questa associazione che io ho conosciuto da alcuni anni, da quando mi sono imbarcata in questa avventura, partendo proprio dagli inceneritori che volevano fare a Forlì. C'è un'altra ricorrenza importante: questo che voi vedete, forse non l'avete mai visto, è un ricercatore, un oncologo di fama mondiale che si è sempre battuto per la salute pubblica e per trovare ed eliminare le cause delle malattie, non correre dietro con terapie costosissime che tutte le volte lasciano il tempo che trovano. Questo scienziato è mancato e si chiamava Lorenzo Tomatis. Vi dico solo questo: a settembre abbiamo fatto un convegno per ricordarlo all'Istituto Ramazzini di Bologna, sono stati dati 3 premi, di cui uno per l'appunto a Carla Poli, perché abbiamo riconosciuto che questa imprenditrice, quindi anche un'impresa privata, può lavorare per il bene della popolazione e di tutti noi quando riesce a sviluppare delle tecnologie che riducono grandemente ed evitano la formazione di sostanze tossiche di inquinanti che si formano ovviamente con l'incenerimento. E esattamente questo è il giornale del 25 novembre del 2005, questo è il Consiglio Comunale, la sala del Consiglio Comunale di Forlì, quindi ci sono tante ricorrenze in questa giornata e qui era stata fatta un'audizione, io avevo scritto a questo che non conoscevo di persona perché mi venisse a dare una mano a sostenermi in questo dibattito, lui prese su, venne anziano, ammalato, venne da Lione apposta e facevo questo grandissimo evento, insomma. Comunque vi dico, qualcosa sta cambiando, siamo stati facitati, allarmisti, di tutto e di più, però adesso ad esempio ho la soddisfazione che domani sera, col patrocinio del mio comune, del comune di Forlì e col patrocinio dell'ordine dei medici di Forlì, faremo ad esempio la presentazione di questo libro, che è una monografia sui rifiuti di 280 pagine, della quale nessuno di noi ha diritti d'autore, siamo più di 25 fra medici e ricercatori, l'abbiamo scritto, è uscito da pochi mesi, per dare degli strumenti aggiornati, degli strumenti scientificamente validi a tutti coloro che si interessano di questi problemi, soprattutto ai decisori politici, quelli che devono fare poi delle scelte. Quindi questo è a disposizione, lo potete comprare, non c'è problema, per avere degli strumenti, perché questa è un'informazione
diciamo così, io dico assolutamente doc, e queste sì, ecco, questo ve lo voglio far vedere, queste sono le prime pagine ad esempio di questo giornale, perché inceneritore, bimbi a rischio, voi lo vedete bene, centinaia di sostanze chimiche passano dalla madre al feto e portano malattie. Ecco, che cosa... Scusate, mi metto gli occhiali, sennò non ci vedo purtroppo. Ecco, vi posso dire questo, eravamo seduti nell'aula del Consiglio Comunale, questo è il professor Tamino, Tomatis, questa sono io. Tomatis, ve lo giuro, morissi qui, quando gli fu data la parola per cominciare a parlare del problema degli inceneritori, la prima frase che disse fu: le generazioni a venire non ci perdoneranno i danni che noi stiamo loro facendo. Io voglio cominciare con questa frase, non sono parole mie, cercate su internet chi era Tomatis, capirete la grandezza di questa persona che si è sempre battuta per la salute, infatti voglio dire, nessuno l'ha ascoltato e siamo al punto in cui siamo, e poi ve lo dimostrerò perché. Ecco, allora, che cosa vi voglio dire? Qualcuno di voi comincerebbe a costruire una casa dal tetto? Credo di no, perché ovviamente se uno comincia dal tetto la casa non sta su. E che cosa voglio dire? Voglio dire che se questo è, diciamo così, la gerarchia nel trattamento dei rifiuti, l'incenerimento e la discarica sono le ultime cose da fare, sono il tetto. All'inizio le fondamenta sono tutte queste altre pratiche, la riduzione, il recupero, il riciclo, eccetera, eccetera. In Italia, poi capiremo perché, abbiamo impostato il problema come se, diciamo, la soluzione del problema rifiuti fosse scegliere fra discarica e incenerimento, quindi cominciando dal fondo e non invece dalle fondamenta del problema. Però arriveremo a capire il perché di questa scelta, perché guardate, mi sono convinta che non c'è niente di casuale e spero di riuscire proprio a dimostrarvelo. Allora, intanto, cos'è l'inceneritore? L'inceneritore, qui ve l'ho portato, una lettera bellissima del professor Dominique Belpomo, l'oncologo francese, l'analogo del nostro Veronesi, tanto per intenderci, una lettera del 5 novembre di quest'anno, due settimane fa, a proposito dell'inceneritore di Parigi, dice: è un crogiuolo in cui si formano solo veleni, e definisce l'incenerimento uno scandalo sanitario. Quindi, voglio dire, siamo in buona compagnia noi medici italiani. Che cosa sono gli inceneritori? Gli inceneritori sono classificate come industrie insalubri di prima categoria, e spero che nessuno di voi fumi, però se fumate, cosa c'è scritto sul pacchetto di sigarette? Nuoce gravemente alla salute, eccetera. La combustione di una sigaretta porta alla formazione di migliaia di sostanze tossiche, di cui alcune centinaia di effetto cancerogeno, e basta in una sola sigaretta. Allora, bisognerà pure che la gente cominci a ragionare un pochino con la propria testa. Se una sigaretta è cancerogena, se noi riempiamo l'Italia di questi camini, siamo tutti fumatori passivi, anche se non spendiamo i soldi delle sigarette. Non ci vorrà tanto a capire questo. E abbiamo già una qualità dell'aria che è pessima, mettendo ovviamente a rischio l'agricoltura, la zootecnia. È pieno l'Italia di esempi di alimenti contaminati, di latte, di mucca battute, bufale, ma non solo al sud, anche vicino, in prossimità dell'inceneritore di Brescia, è successo non molto tempo fa. Che cosa succede dai camini degli inceneritori? Credo che sia una cosa abbastanza ovvia. Queste sostanze, nei fumi, le molecole, poi vedremo quali sono, entrano in atmosfera, possono essere direttamente respirate, ma poi ricadono sul terreno, vengono assorbite, entrano attraverso il dilavamento, arrivano, diciamo, nei corsi d'acqua, c'è una contaminazione degli ecosistemi marini. E tutto questo però ce lo ritroviamo, tutto quello che ce lo ritroviamo nel piatto che mangiamo, nell'acqua, nel pesce, e
cosa ancora più grave, tutto questo viene trasferito attraverso il cordone ombelicale, attraverso l'allattamento, soprattutto ai nostri bambini, perché noi siamo al vertice della catena alimentare e ad esempio inquinanti come le diossine che si accumulano soprattutto nel tessuto adiposo vengono eliminate e cedute, quindi una mamma cede questo ai propri bambini, al proprio figlio con l'allattamento. Due parole per darvi questo concetto. Perché Tomatis disse, puntò il dito, le generazioni a venire, quello che ho detto? Perché sta sempre più emergendo, questa è Lancet, questa è tutta letteratura scientifica di assoluto prestigio, sta emergendo come è l'esposizione che avviene durante la vita fetale, nei primi anni di vita, a condizionare tutto quello che sarà il nostro destino da adulti, quindi anche il fatto di quella che sarà la nostra capacità riproduttiva, la funzione della tiroide, se avremo problemi dal punto di vista metabolico, se avremo problemi dal punto di vista neuropsichico. Quindi non è tanto l'esposizione da adulti che è importante quanto quella da bambini, perché esistono queste cosiddette finestre espositive in cui praticamente la programmazione degli organi, dei tessuti che avviene in utero sono fasi in cui questi, diciamo, tessuti o organi sono sensibilissimi all'azione di determinati inquinanti, e quando ormai il tessuto è organizzato e fatto, diciamo, fanno male anche gli adulti, ma ovviamente fanno più male nella fase dell'accrescimento, e sono ormai centinaia e centinaia le sostanze chimiche che si trovano nel cordone ombelicale. Allora voi capite il perché io e tanti tanti altri medici ci stiamo sgolando da anni e cerchiamo di far passare queste informazioni che sono evidentemente un tabù, perché mettono in crisi profondamente questo tipo di società, di struttura, di mondo votato al consumismo, allo spreco, all'inquinamento e alla morte, lo dico chiaramente, perché su questa strada non c'è uscita, o si cambia radicalmente, lo si capisce, prima si capisce meglio è, altrimenti non c'è uscita. Tenete conto che i famosi limiti di legge, quando anche fossero rispettati, sono sempre calcolati sugli adulti, quindi individui di 70 kg in buona salute. Pensate che cosa, la sensibilità che può avere un bambino di 3 kg, di 5 kg o di 20 kg. Che cosa esce da questi impianti? La letteratura è sterminata. Se vogliamo fare delle categorie, diciamo, di questi inquinanti, i principali sono gli ossidi di azoto, i particolati, i metalli pesanti, inquinanti organici, gli idrocarburi policiclici. Guardate che la sfilza, si è stimato che di tutte le sostanze emesse ne sia stata identificata solo il 10-20%, ma il numero è enorme, perché dipende da ciò che c'è nel bruciatore, quindi dal tipo di rifiuti, e tutti questi inceneritori sono inceneritori per rifiuti tal quale, in cui c'è di tutto, dalla mescolanza dei materiali, dalle temperature che si raggiungono, quindi si formano sostanze chimiche totalmente nuove. Questo, stato per farvi l'elenco, quindi questo è un lavoro scientifico, è anche datato, ancora nel 95, le sostanze organiche identificate, i famosi VOC, i composti organici volatili. Solo, ecco, per farvi vedere l'elenco, e qui non ci sono i metalli pesanti, non ci sono ad esempio tutte le altre categorie che vi avevo fatto vedere prima. Allora, vi ricordate, no? Il particolato, vi dico solo due parole, ormai è anche questo acclarato, che quello che è più pericoloso è il particolato più fine, e tanto più, diciamo, la temperatura di combustione è elevata, tanto più la materia in qualche modo si volatilizza, si vaporizza, ma non è che scompare, viene frantumata in particelle piccolissime, il cosiddetto particolato ultrafine, che ha le dimensioni del virus. Voi sapete bene che i virus penetrano attraverso le cellule,
questo particolato fine non c'è filtro che lo trattenga, entra, passa direttamente gli alveoli polmonari, entra nel sangue, va in circolo e arriva a tutti gli organi, oppure viene inalato direttamente attraverso il nervo fattivo, arriva ai lobi frontali, veicola metalli pesanti, inquinanti e determina quelle lesioni correlate con l'Alzheimer, col Parkinson, con tutte le malattie neurodegenerative che stanno aumentando a dismisura. Per quanto riguarda, ripeto, il particolato, per quanto riguarda ad esempio gli ossidi di azoto, irritazione, tosse, problemi respiratori e poi ovviamente tutti i resti, metalli pesanti, ricordiamo solo il mercurio, il piombo, sono sostanze che sono gravemente tossiche dal punto di vista dello sviluppo neuropsichico dei bambini, che si accumulano, che le stesse diossine hanno tempi di dimezzamento di decenni, si prendono attraverso l'alimentazione, si accumulano soprattutto nel latte, negli alimenti, ogni dose nell'organismo ci mette dai 7 ai 10 anni per dimezzarsi, quindi quello che io mangio oggi ci vogliono 10 anni perché diventi metà, ma intanto il giorno dopo ne ho mangiato un'altra dose. Come medici abbiamo fatto pochi mesi fa un convegno, questo è un volantino per dare informazioni, istruzioni. Guardate che nelle fasi di accensione e spegnimento degli impianti si fa il 60% della diossina prodotta durante il funzionamento normale che si realizza in un anno. E quando si vanno a fare i controlli per la diossina, si fanno da un minimo di 6 a un massimo di 8 ore per 3 volte all'anno, esclusi i momenti di accensione e spegnimento. Ci sono inceneritori che abbiamo calcolato in un anno, hanno fatto anche 70-80 fra accensione e spegnimento. Fate un pochino i vostri conti. Allora, andiamo a dire brevemente quali sono gli effetti. Esistono studi, no? Poi qualcuno, diciamo, la domanda, ma perché, come mai Veronesi ci ha detto zero rischio, no? Poi risponderemo, se volete, anche a questa domanda, perché io sono qui a dirvi queste cose, Veronesi zero rischio. Allora, intanto vi dico che studi epidemiologici, cioè studi su popolazioni esposte, ne sono stati fatti, diciamo, in grande numero, popolazioni esposte a inceneritori. Questi sono tutti una serie di danni che sono stati indagati, si sono riscontrati dal punto di vista dell'azione cancerogena delle sostanze emesse. Quelli che sono uno vuol dire che sono cancerogeni certi per l'uomo, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Qui vedete i tumori correlati, arsenico, berillio, cadmio e via dicendo, benzene, diossina. E qui vedete i rischi, alcuni studi fatti in prossimità di inceneritori, rischio 2, questo è a seconda del tipo istologico, vuol dire che nella popolazione esposta ho avuto il doppio di casi che mi aspettavo. Se doveva avere 50 casi, rischio 2 vuol dire che nella popolazione esposta agli inceneritori, in questo caso ne ho avuto esattamente il doppio, 100. Quindi tanto più questo numero è elevato, tanto, qui addirittura per i sarcomi un rischio di 31, ecco, fate un pochino i vostri conti. Quindi le patologie più correlate come tumori sono tumori al polmone, linfomi, sarcomi ai tessuti molli e raddoppio anche nei casi di neoplasie infantili. E questi sono soprattutto questi studi di Knox fatti in Gran Bretagna. Questi studi epidemiologici sulle popolazioni italiane, questi sono stati tutti condotti in Italia, voi vedete incrementi, 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 incremento. Ecco, allora, insomma, viene abbastanza spontaneo dire con tutti questi studi, ma come avrà fatto Veronesi a dire zero rischio? Ecco, volete che vi risponda adesso o andiamo avanti ancora un po'? Dopo, va bene. Allora, però intanto facciamo un po' di suspense, no? Perché lo vedete, fra l'altro questa è una diapositiva copiata, presa tal quale, perché da questi che sono dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi non è la Gentilini che è andata a raccattare, a trovare l'unico studio esistente, no? Andiamo avanti. E questo è un altro studio francese con tutti gli aumenti, sono andati a vedere qui su oltre 2 milioni e mezzo di persone,
E vedete, la cosa importante che sta emergendo è una, diciamo, particolare danno che c'è sulle donne, sia per gli inceneritori ma anche per gli altri inquinanti. Donne e bambini sono un po' le cosiddette sentinelle dell'ambiente. Anche qui vedete gli aumenti, poi questi sono elenchi che diventano anche noiosi. Questo è il famoso studio di Coriano, fatto dove siamo noi a Forlì con i due inceneritori. Questa è, diciamo, la nuvola di, con la che tiene conto della direzione dei venti, e quindi, diciamo, le modalità con cui gli inquinanti, in questo caso i metalli pesanti, si disperdono e contaminano, inquinano e quindi espongono la popolazione dei rischi. Quindi dove la nuvola è più scura, ovviamente il livello di esposizione è maggiore. Qui hanno calcolato, voi vedete, 4 livelli di esposizione, il primo preso come riferimento. Per farla breve, questi sono i rischi che si sono riscontrati nella popolazione, circa 40.000 donne, sono 40.000 abitanti, sono stati esaminati nel corso di 14 anni, e questo è, diciamo, questa tabella si riferisce ai danni, alla mortalità riscontrata nelle donne. Questi sono i livelli di esposizione, questo è il livello di riferimento, e qui i livelli crescenti. Voi vedete che c'è un aumento della mortalità per tutte le cause, in questo caso è cosiddetto statisticamente significativo, e soprattutto una mortalità, un aumento della mortalità del 17, del 26 fino al 54%, che è assolutamente coerente, cioè cresce al crescere del livello di esposizione. E quindi anche questo è un elemento che è assolutamente, come dire, inquietante, con un rischio che riguarda soprattutto la morte per tumore al colon retto, allo stomaco, alla mammè, e arriva fino a 2,5 volte, addirittura quasi a 3. Quindi vuol dire, questo 27 è il numero assoluto, vuol dire che se aspettavo 9 casi, 3 per 9 è 27, ne ho avuti 27, tanto per intenderci. Complessivamente sono oltre un centinaio le donne morte in più rispetto all'atteso, che i dati che si ricavano da questa tabella. Voi capite che dopo che è stato pubblicato questo studio, la Federazione degli Ordini dei Medici dell'Emilia Romagna nel settembre 2007 prese carta e penna, scrisse una bella lettera agli Ordini dei Medici, quindi organismi che non sono, diciamo, cioè che sono lì per la tutela della salute, della professione, della serietà di noi medici. Scrissero a tutti i sindaci, presidenti di provincia, chiedendo una moratoria. Era correva il governo Prodi, c'era Bersani, ministro dell'industria, che subito si scagliò contro i medici, come si permettevano i medici di prendere un'iniziativa, minacciò di mandarci Mastella a fare una a tirarci le orecchie. Dopodiché, guardate, noi abbiamo lavorato per mesi, perché era ministro La Turco della salute, e La Turco disse: ma no, via, i medici si hanno detto così, vogliamo sapere le motivazioni. La Turco ha ricevuto un dossier di 90 pagine con tutta la bibliografia, quindi abbiamo spiegato le motivazioni. Il dossier è rimasto nel cassetto, non c'è stata neanche una risposta di cortesia. Ecco, voi capite che noi cominciamo ad arrabbiarci, ma ad arrabbiarci forte, perché io della gente che sta male, delle famiglie distrutte, perché quando poi arrivano queste cose in famiglia sapete bene che cosa vuol dire, e sapere che tutte queste patologie sono prevenibili, ovvero si possono evitare, perché il tumore da cui si guarisce al 100% è quello che non viene, e ve lo dico come uno che ha lavorato 35 anni in un reparto di oncologia. Allora, o apriamo tutti i nostri occhini e cominciamo a capire, compresi i nostri politici, che io non vi vedo, non vi conosco, ma io, ma scusate, ma come fate a prendere decisioni che sono contro i vostri figli e contro i vostri nipoti?
qualcuno che li abbassa gli occhi, perché ormai li so distinguere i miei polli. Allora, proviamo a finire e poi rispondiamo ai veronesi. Sì. Nell'arco dei 3,5 km, sì. Quanti altri punti di inquinamento avete sviluppato e ricercato? Cioè, in 3,5 km, quella è un'area industriale, no? No, non è, guarda, è un'area artigianale e sono stati scelti i metalli pesanti come tracciante dell'inquinamento tipico da inceneritori. Solo cioè, quelli avete... Cioè, solo quelli. Questo è uno studio che non abbiamo fatto noi. L'ha fatto il comune di Forlì Capofila unitamente ad altre diciamo, indagini fatte in Ungheria e in Polonia in prossimità di inceneritori. I dati sono stati sì, nello specifico nel giro di 3,5 km, quella era un'area agricola, per cui non ci sono altre fonti di inquinamento. C'è l'autostrada, cioè è un'area, diciamo, la periferia. C'è l'autostrada che rimane però lontana, fuori. No, sì. Finisce l'esposizione e poi si apre le domande. No, ma io non ho problemi. Ci sono dibattito dopo. Non è quella sostanza, era interessante perché quello che ha trovato, ultimamente, anche sostanze che si utilizzano in azienda. Cioè ci sono una serie di fattori inquinanti e commettari che troviamo in tantissimi prodotti e in tantissime altre attività. Allora, concentrare tutto, io mi auspico che ci sia una grande attenzione a tutto il progetto di inquinamento sferico, non solo agli inceneritori, ma a tutte le altre. Ma allora, questa sera siamo qui per parlare dell'incenerimento dei rifiuti, che è un rischio evitabile. Questo deve essere chiaro per tutti. Ecco, per cui, hai capito? No. Allora, quella tabella che ho fatto vedere viene da uno studio di QAS del 2005 che è andata a identificare nelle emissioni degli inceneritori i composti organici volatili e ha fatto quell'elenco. Quindi quella tabella non si riferisce allo studio di Forlì, perché lo studio di Forlì è stato fatto prendendo come tracciante i metalli pesanti. È chiaro che il nickel può venire anche da altre parti, però tenendo conto della dispersione, diciamo, dei venti, dell'altezza del cammino, è stata costruita una mappa su un modello matematico. Quindi, hai capito? Cioè, voglio dire, fra l'altro, più di tanto non posso dire perché è in corso anche un procedimento penale, per cui su questa cosa. Una cortesia, ecco, l'attenzione è tanta, facciamo terminare l'esposizione alla dottoressa e poi chi deve fare domande. No, ma va bene, questo, cioè, vabbè, questo, allora, un'altra cosa che vi raccontano, questo comunque, ecco, anche per rispondere alla sua domanda, è il documento, prego. Sì, è arrivato il Presidente Caponi, prego, risolviamo il Presidente Caponi. Buonasera, sono la dottoressa Gentili, buonasera. Allora, questo che vi faccio vedere è il documento dell'Associazione Italiana di Epidemiologia dell'aprile 2008 che ha scritto questo. Gli impianti di incenerimento di vecchia generazione hanno sicuramente comportato l'esposizione ambientale della popolazione residente a livelli elevati di sostanze tossiche. Studi metodologicamente robusti e difficilmente contestabili hanno messo in evidenza eccessi di tumori riconducibili all'esposizione a diossine. E questo direi che, ecco, dopodiché, diciamo, si presume che con i nuovi impianti di incenerimento questi effetti non ci saranno. Siamo in profondo dissenso, e l'abbiamo scritto, fra l'altro rilevando che gli estensori di questo documento sono incorsi in un errore grossolano e ve lo faccio vedere. Prima di tutto, i nuovi impianti, nuovi poi fra virgolette perché sono tutti più grandi, anche come, diciamo, capacità di combustione, devono ancora partire, quindi è difficile fare un atto di fede e dire si presume, lo speriamo, ma ovviamente non ci sono dati. La seconda cosa, voi vedete qui, si fa riferimento ad esempio all'emissione delle diossine. E si dice che nei vecchi la legislazione, le concentrazioni ammesse sono passate da un massimo di 4.000 nanogrammi per
metro cubo ad un massimo di 0,1 nanogrammi per metro cubo. E quindi uno dice, Madonna, da 4.000 a 0,1 si può stare tranquilli. Che cosa hanno fatto questi autori? Non si sono accorti che quando si hanno parlato, la legislazione parlava di 4.000. 4.000 si riferisce a tutti i cogeneri, cioè a tutte le sostanze della famiglia delle diossine pesate come se tutte avessero la tossicità della diossina, cioè pari a 1. In realtà questi cogeneri, che sono 196 e passa, hanno una tossicità inferiore anche di 10.000 volte rispetto alla diossina, e il valore di 0,1 si riferisce alla reale tossicità valutata secondo il loro coefficiente. Quindi sono stati usati 4.000 contro 0,1 due bilance, due misure, due metodi che sono assolutamente difformi. E quindi anche da questo punto di vista abbiamo fatto notare questa cosa che ci sembra davvero grave. Fra l'altro, considerando anche la migliore efficienza degli impianti, e questo l'abbiamo pubblicato, abbiamo risposto a questi autori, e questi sono i livelli di alcuni inquinanti, piombo, cadmio, mercurio, diossine, che si andranno a diciamo, realizzare anche con i migliori impianti, tenendo conto delle BAT, dei migliori sistemi di abbattimento, che si andranno con la previsione di combustione di rifiuti che si presume per l'Europa. Allora, questo ve l'avevo già fatto capire fin dall'inizio, no? Il problema è stato posto come un'alternativa fra inceneritori e discarica. In realtà nessuno pensa o viene fatto credere che l'inceneritore sia un qualche cosa che non ha bisogno della discarica. Questa che voi vedete è la discarica di servizio dell'inceneritore di Brescia. Per abito nel latte di rifiuto bruciato ci sono 180 kg di ceneri pesanti, 41 di ceneri leggere, e se uno fa la media degli abitanti e della quantità di rifiuti bruciati nell'inceneritore, oltre 800.000 tonnellate, viene che per ogni abitante di Brescia c'è la bellezza di 882 kg di ceneri, scorie e rifiuti che vengono dall'inceneritore. Voi pensate che l'Unione Europea raccomanda 300 kg a testa di rifiuto complessivamente prodotto. Qui siamo a tre volte tanto in rifiuto pericoloso. Ecco, perché diciamo questo? L'inceneritore di Brescia è partito per bruciare 200.000 tonnellate ed è cresciuta a dismisura e ne brucia più 800.000 e passa. E anche qui capiremo il perché. Contemporaneamente è cresciuta la quantità di rifiuti prodotta con tutta una politica di assimilazione dei rifiuti artigianali ai rifiuti urbani. Ecco, vabbè, questo per farvi vedere come si risolvono i problemi in Italia. Questa è una diapositiva presa da Paolo Rabitti, il consulente, l'ingegnere consulente della Procura di Napoli, quello quindi dove c'è indagato tutta da Bassolino, tutti, e questo è la discarica di macchie soprane. Questi sono dei diffusori di profumo. Queste sono, voglio dire, le soluzioni all'italiana, perché buttando giù questo che era un bosco, ancora un'area vergine, quindi hai capito, per fare una discarica, e questo è quello. Ecco, è stato detto prima la pollina chiamata, ecco, questo forse è passato sotto silenzio, questo è stato uno degli ultimi atti del governo Prodi, il fatto di aprire la strada alla militarizzazione del territorio con la dichiarazione di siti di interesse strategico nazionale, tutti i siti produttori di energia, di discarico, via dicendo. Per cui adesso chi in campagna, ero lì sabato, si avvicina a questi posti, c'è l'esercito e il territorio è militarizzato. Credo che dobbiamo davvero riflettere. Vi invito a vedere un bellissimo film che si chiama Una montagna di valle, che fa la storia
dell'emergenza della situazione dei rifiuti a Napoli, perché quella è la ricetta che stanno preparando per tutti noi. Allora, ecco, e allora uno dice, no, questi sono gli impianti che sono nell'occhio del ciclone o sotto processo o comunque con procedimenti vari, questo è quello che era comparso nei giornali di Forlì. Perché proseguire su questa strada? Perché questa mania? E voglio dire, o che è l'inceneritore a biomasse, o che è una cosa o l'altra. Ecco, questo è, diciamo, come dire, l'origine di tutti i problemi che sono alla base di questa follia che ha invaso il nostro paese. La favola del Remida, che aveva chiesto che tutto ciò che toccasse diventava oro, oggi in Italia tutto ciò che si brucia diventa oro. Questo è il libro che vi dicevo prima di Rabiti, leggetelo. In Italia, con le legislazioni, i CIP 6, i certificati verdi, che cosa risulta? È risultato che è conveniente bruciare qualunque cosa, anche l'acqua. L'acqua non ha nessun potere calorifico, anzi bisogna consumare energia per bruciare. Però voi capite bene che chi brucia anche l'acqua ci guadagna. Quindi tanto più rifiuti ci sono, tanto più ci si guadagna. E sempre per fare un esempio concreto, l'inceneritore di Brescia nel solo 2006 ha ricevuto come contributi i famosi CIP 6 la bellezza di 71 milioni di euro. L'energia prodotta viene rivenduta a prezzo triplicato, perché i rifiuti sono considerati energia da fonte rinnovabile in maniera totalmente impropria, e voi capite che questa è la gallina dalle uova d'oro, e questi sono tutti i conti dei CIP 6. Guardate, questa non è una battuta, qui bisogna aprire davvero gli occhi, perché avrete visto tutti la trasmissione della Gabanelli con l'allevatore che spiegava di Verona che lui guadagna di più dalla bruciare gli escrementi dei polli, la pollina, che non dalle uova, perché è stata fatta una legge per cui anche la pollina è considerata biomassa in un momento in cui abbiamo i terreni che sono in via di desertificazione, che hanno bisogno di ricostituire l'humus, invece di ridare alla terra il suo concime naturale, magari ovviamente in maniera adeguata, lo andiamo a bruciare. E io dico, in questo modo, però, visto che si guadagna più, scusate, dalla merda che non dalle uova, adesso qualcuno starà pensando a fare la gallina geneticamente modificata che farà solo merda e niente uova. Quando poi volete farvi la frittata, saprete voi con cosa farvela. Cioè, queste sono delle cose che non stanno, io non so come la politica possa ancora reggere queste follie. Io non trovo altre parole, scusate. Cioè, qui non è questione di colore, qui è questione di un po' di buon senso. Come parlavo prima della salute, di che cosa mangiamo, è il problema dell'acqua, è il problema dell'aria. Ma allora o c'è una presa di coscienza delle persone, non potete pretendere che ci siano quattro scalmanati che vanno avanti e fanno la strada per tutti. Tutti, ognuno di voi deve fare un passo e mobilitarsi, e attivarsi, e prendere coscienza, e contagiare il suo vicino, dire ma ti rendi conto di quello che ci sta? Non posso sopportarlo. Tutto quello che avevamo di bello da difendere del nostro territorio, i cibi, tutto, hai capito? C'è la discarica, o c'è la cosa, o quell'altra. Non rimaniamo più niente, siamo terra di conquista. Siamo in una guerra che non c'è neanche stata dichiarata. Per cui la gente ancora le cose non le vede, non apre gli occhi, e abbiamo bisogno di politici che capiscano questo, non che contribuiscano, voglio dire, allo scempio. Allora, che nessuno dica che gli inceneritori non fanno male, questo è un lavoro recente che vi fa vedere, è stato quantificato il danno all'ambiente e alla salute per ogni tonnellata portata o alla discarica o all'inceneritore. I costi per gli inceneritori variano da 4,5 a 21 euro a tonnellata. 4,5 se c'è un recupero energetico,
chiamiamolo così, estremamente efficiente, cosa che gli impianti difficilmente, soprattutto in Italia, mai realizzano. Perché uno dice recuperi e eviti magari di bruciare carbone o altre cose. Però ovviamente recuperando il materiale col riciclo, come vedremo, che questo sempre con questo sistema software della comunità europea si possono calcolare i danni che vengono da ogni singola fonte inquinante, quindi centrale a carbonio, inceneritore, impianto a biomasse e via dicendo. Ad esempio, inquinanti emessi a norma di legge da quelli dichiarati dal gestore di Brescia ogni anno 1.480.000 euro di danno. Questo è tutto. Questo allora, software è gratuito? Come? Il software, allora c'è una parte che è gratuita e una parte che bisogna pagare, però il software externe della comunità europea è un progetto che valuta i costi esternalizzati, cioè quei costi che nessuno mai valuta e che sono quelli che ricadono sull'ambiente, sulle popolazioni, sulla salute. Allora, adesso è il momento della domanda. Veronese da Fassa ha detto, volete che rispondiamo a questa domanda? Sì. Allora, intanto ve lo ricordo però, perché anche questo era carino, se possiamo fare un breve intermezzo con due minuti di video, questo è... Allora, ve lo ricordate? Sì. Chi dubiterebbe mai di lui? Speriamo che ci sia l'audio. No, non c'è. Non hanno portato a nessuna evidenza di aumento di tumori nelle posizioni circostanti. Vi ricordate questa? Quello l'avete visto. Questo è un altro, sempre veronese, intervistato. Provate a sentire, se vediamo se... Adesso stiamo chiedendo se c'è il collegamento audio. Però c'è il sottotitolo, lo vedete, gli chiedono... E lui dice, no, ma io non sono un esperto di inceneritori. Allora, ecco, quali sono i suoi esperti? Vi chiedo ancora, diciamo, 5 minuti di attenzione perché credo di avere qualcosa davvero interessante di farvi vedere. Allora, questo che vi faccio vedere è, diciamo, tratto da, si chiama Quaderno di Ingegneria Ambientale numero 45 ed è un documento ad uso della provincia della regione Sicilia, ma anche di altre province in Italia, quindi documenti che sono in mano alle amministrazioni sui quali le amministrazioni basano le loro scelte. E il titolo è questo, autori veronesi Giuliano Grasso e Foà. Allora, il nostro libro sono 280 pagine, tanto per farvi una cosa. E l'impatto sanitario è, diciamo, si esaurisce nella pagina 54 e 55 ed è firmato da questo, vedete, Vito Foà. In queste due pagine si parla appunto degli impatti sanitari, si prendono in esame quattro studi, di tutti questi quattro studi viene data una interpretazione distorta fino ad arrivare, questa è la frase, riferita a uno studio fatto in Gran Bretagna su 70 inceneritori che sono andati a vedere cosa succedeva nel raggio di 7 km e mezzo da questi inceneritori,
e voi vedete che c'è scritto che non c'era nessun declino, quindi nessuna diminuzione con la distanza dall'inceneritore per tutti i tumori, tumore allo stomaco, al colorette e via dicendo. Quindi tutto bene. Che cosa c'è scritto nel testo originale? Nel testo originale c'è scritto che c'era un declino statisticamente significativo nella distanza con l'inceneritore. Quindi nel testo originale c'è scritto che man mano che ci si allontanava c'era una diminuzione nell'incidenza del cancro. È stata aggiunta una negazione, nessun declino, per dire esattamente il contrario. Cioè voi capite che questa è una manipolazione scientifica, perché io dico, io ho un microfono in mano e l'altro dice no, tu hai, che ne so, un cocomero in mano. Questi sono, diciamo, la nostra salute è in mano a personaggi di questo tipo. Ma non basta, uno dice, ma come fa uno a manipolare in questo modo le cose? Chi è questo Vito Fuà? Questo Vito Fuà è il direttore della clinica del lavoro, uno va su un sito, per quanto riguarda gli atti del processo di Marghera, e quando Casson, il giudice Casson lo interroga e gli dice, ma scusi, lei ha scritto che il cloruro di vinile monomero è pericoloso per la salute anni prima, eccetera eccetera, alla domanda il professor Fuà risponde di non saper più cosa rispondere. Ma dal 1989, quando aveva detto che il CVM faceva male, cos'era cambiato? Questo è preso tal quale, non è che cosa è cambiato, forse solo il fatto che il professor Fuà è divenuto consulente Heineken. Allora, voi capite che la scienza e anche la medicina non è un qualcosa di assoluto, come magari uno ancora si illude, ma è come un chewing, una gomma da masticare, e uno la tira come gli pare, fino ad arrivare, voglio dire, vi ho dato un esempio, credo, eclatante. E uno dice, ma allora, Veronesi ha detto che, l'ha detto lui che non è un esperto, no? Però ha detto zero rischio con assoluta sicurezza. I suoi esperti sono personaggi di questo tipo, ma insomma, scusate, allora, ma che vantaggio c'è? Andate a vedere chi sono gli sponsor della Fondazione Veronese. Questa è solo una piccola lista e voi vedete tutte le grandi aziende multinazionali, anche in, diciamo, che hanno interesse nel campo degli inceneritori. Veolia era quella degli inceneritori in Campania, Emmer, Acea, Pirelli, ma poi gli OGM assolutamente fanno benissimo. Cose con Genextra, quote, eccetera. Allora, vi do un'altra notizia molto bella per me, perché oggi, a forza di dire, poi ho finito, oggi, che sono i 20 anni dell'ISDE, quella, diciamo, stravolgimento, lo chiamiamo così, operato su questo lavoro scientifico che era stato pubblicato sul British Medical Journal, oggi è partita una lettera da parte dell'ISDE, dalla sede dell'ISDE, al British Medical Journal, agli organismi internazionali che devono garantire la scientificità della scienza, la correttezza scientifica, per denunciare, va bene, questa cosa veramente vergognosa. Questa lettera è partita con le firme di decine di medici, con la firma di Paul Connett, che molti di voi conosceranno, e con la firma del professor Dominique Belpomme. Quello qui c'è l'articolo, che è appunto scritto che l'incenerimento è uno scandalo sanitario. Allora, io diciamo, c'è poi, perché uno dice, va bene, ma allora dei rifiuti che fare? Non sono la Poli, però diciamo, la ricetta è molto semplice, basta, e voglio dire che prima di... perfetto, benissimo, così magari adesso intanto raccogliete le idee su quello che vi ho detto, che credo di avervene detto abbastanza. Grazie. Come ritornano a nuova vita? In parte possono essere avviati direttamente alle ditte che li riciclano. In parte, invece, richiedono un'ulteriore selezione per essere valorizzati appieno. Per capire come questo avvenga, siamo andati a visitare il famoso centro di riciclo di Vedelago.
Al nostro centro arrivano le raccolte differenziate provenienti dai comuni oppure anche dalle aziende o dalle attività produttive per essere riselezionate e quindi posizionare sul mercato determinati materiali che così come vengono dalla selezione vengono riutilizzati dalle aziende, cioè rimessi in ciclo. Tutti i materiali di scarto che provengono dalla selezione, assieme alla frazione residua secca, viene trattato nell'impianto che abbiamo fatto già 3 anni fa e quindi ci consente di ottenere una materia prima seconda. È consentito l'utilizzo di queste materie prime e seconde sia nel settore dell'edilizia sia nel settore dell'industria plastica. Se ne fanno tutti i manufatti che poi vi farò vedere e va usata anche nell'impasto del calcestruzzo sostituendo la sabbia. Quindi c'è un'attività di reimmissione in ciclo di materiali che altrimenti andrebbero o in discarica o in cenerimento. L'area che noi sfruttiamo sono 32.000 metri quadri perché abbiamo tanti tipi di materiali, quindi ogni materiale esce quando c'è il carico utile sono 42 balle, quindi ci vuole molto spazio. E da questo centro poi esce anche il granulato e quello o sfuso o insaccato, quindi a seconda dell'esigenza del cliente. Noi usiamo molta manodopera, abbiamo lavoro a 58 persone, perché preferiamo fare qualità, perché se c'è qualità anche nei materiali selezionati si vendono, se non c'è qualità è ovvio che fanno fatica oppure nessuno li vuole. L'umido diventa compost, la carta torna in schiera e il resto dei materiali riciclabili arriva qui al centro di Bedelago. E l'esempio è la speranza per chi crede nell'ipotesi rifiuti zero. Qui del rifiuto non si butta via niente e con una doppia selezione i materiali differenziati vengono valorizzati fino all'ultimo brandello, sottraendoli così a inceneritori e discariche. Vedete, c'è plastica, vetro, latine, latine sono di alluminio e di ferro, poi c'è un po' di vetro, un po' di cartone. Ci sono però anche materiali non conformi, cioè frutto di errori della gente che magari si sbaglia e si può vedere bene qua, questi costituirebbero il secco non riciclabile. Che finirebbe in discarica? Finirebbe in discarica, finiva in discarica o a incenerimento prima che noi mettessimo a punto questo nuovo impianto. Qui arriva tutto lo scarto, tutta la frazione residuata dalla selezione precedente che non è valorizzabile tal quale. Viene omogenizzata e entra in questa linea di produzione dove è controllato ovviamente l'ingresso, macinata, estrusa e granulata per la produzione del prodotto finale che è un granulato plastico o sabbia sintetica. Un materiale che è normato da una norma UNI. Dove lo vendete? Chi è che ve lo compra questo materiale? Dunque, lo vendiamo alle industrie che lo utilizzano direttamente, quindi in 2 settori. Uno è lo stampaggio di materie plastiche, quindi per la produzione di articoli in plastica riciclata, e un altro settore è quello dell'industria dei manufatti in cemento. Un'azienda a conduzione familiare, 60 dipendenti, la metà extracomunitari. È una piattaforma di recupero imballaggi Conai e rimette sul mercato i materiali prodotti da 1.200.000 cittadini. La prima parte dell'impianto è uguale a tante altre e questa seconda linea di selezione che fa la differenza, anche per l'imprenditore. Sì, perché incenerire CDM costa fino a 180 euro a tonnellata, la sabbia sintetica invece ne vale da 50 a 120. Il forte guadagno sta nel mancato costo. Poi, anche al limite, se ce lo pagassero zero, sarebbe sempre un forte guadagno. Niente emissioni, perché la sabbia sintetica si produce a bassa temperatura. Non ci sono emissioni date da combustione, perché il processo non utilizza nessun tipo di combustione. Sono solo polveri di macinazione, diciamo. Il sistema sta destando attenzione in tanti paesi del mondo, dalla Corea alla Svizzera alla Germania. In Italia ci sta credendo la Sardegna. Nel comune di Tergu
dovrà servire tutta la parte nord della Sardegna. È già stato finanziato per 3.200.000 euro per la prima fase, cioè la fase di selezione. E la seconda parte, quella che insomma fa la differenza, quanto costerà? La parte che fa veramente la differenza costerà circa 1.800.000 euro. È stata mandata avanti la domanda per l'autorizzazione e quella risolverà veramente i problemi del nord Sardegna. Che farà meno di inceneritori? Quella parte lì sì, non ha bisogno più di inceneritori, ma neanche di discariche. Ci siano tante persone attente a questo problema che è anche presente in questa nostra provincia. Devo dire che siccome sono molti anni che seguo questo settore, alcune affermazioni, quelle non serve discarica, non serve termovalorizzatore, è falsa, nettamente falsa. Certamente servono meno inceneritori, meno discariche, ma nessuna discarica, nessun termovalorizzatore è un'affermazione falsa, e se c'è qualcuno che ha, diciamo così, elementi per contraddirmi, lo faccio. È un'ora, scusi Presidente. Ci vuole che voi vi informate realmente. Certo, avrà detto meno discariche, meno termovalorizzatori, ma nessuna discarica, nessuno termovalorizzatore. Non è vero, perché neanche nel Trevigiano hanno invece un termovalorizzatore e più discariche. Quindi voi andate a vedere. Io sono contro le mistificazioni. Io sono un realista su questi problemi e porto il mio contributo solamente dove non si fa demagogia, altrimenti non ci sto. Però devo dire che certamente il film che avete visto potevate andare al Cosmari, perché noi stiamo facendo le stesse cose. Non bisogna che andate a vedere un filmato che viene da un altro territorio, basta andarci e voi potete vedere quello che facciamo. Granulare della plastica al Cosmari? Non granuliamo la plastica, allora perché no. Vi dico ancora di più, allora che non c'è nessun mercato del granulato nel centro Italia, né ci sarebbe nel futuro, perché certamente sono per produzioni di nicchia ancora, perché l'industria che lo utilizza ancora non si è sviluppata. Certamente ci possono essere delle filiere sperimentali che possono essere attivate, ma la granulazione della plastica, scusatemi, dopo vi spiego, però con chi è preconcetto non è possibile dialogare. Io sono per la democrazia del dibattito e della sperimentazione, perché siccome non c'è solo la dottoressa Gentilini come esperto in Italia, sono milioni, quindi spero insomma che gli altri pure abbiano, diciamo così, cittadinanza in questo paese. Quindi la mia impostazione è solamente questa, che si può fare tanto, si può fare di più, certamente si può fare quello che è possibile fare, e noi in questa provincia facciamo il possibile finora, quello che è, perché per fare la granulazione della plastica, come dice lei, prima bisogna raccoglierla in modo separato, perché se lei non la raccoglie in modo differenziato non può fare nessuna granulazione. Quindi come avete detto, cose da palissiane voi, cioè nell'era terrestre non c'era nessun rifiuto. Se parliamo di questo, sono d'accordo con voi. Siccome siamo nel 2009 in provincia di Macerata, in Italia e in Europa, produciamo tutti i rifiuti, quindi bisogna affrontare il problema dal dato di partenza, non dall'Eden che non c'è. C'è un dato di partenza. Noi siamo la provincia oggi che sta al 52% di raccolta differenziata reale, cioè quello che parte differenziato e va alla piattaforma Econai da questa provincia. Siamo la prima provincia del centro Italia, siamo stati premiati nel 2008 come miglior modello organizzativo della raccolta differenziata in Italia da Legambiente. Poi conta o non conta che sia Legambiente, forse era meglio WWF, non lo so. Comunque un certificatore terzo, che non siamo noi ad autocertificarci. Noi stiamo raggiungendo, diciamo, ci sono comuni che fanno il porta a porta integrale, totale,
noi riusciamo a raggiungere circa il 75% di raccolta differenziata in questi comuni. Quindi è possibile dal 52 in via, diciamo, eccezionalmente, sforzandoci tutti e non colui che sta in là del tavolo, ma parliamo di noi stessi e non degli altri, cioè parliamo di noi, come ci comportiamo noi, perché qui tutti pensano che gli altri si devono comportare bene, ma nessuno che pensa prima per se stesso, prima pensiamo per noi stessi e poi possiamo dare indicazioni agli altri. Quindi diciamo che il 75% di raccolta differenziata, che è il massimo ottenibile, perché questo è quello che il consorzio Priula, che conosco benissimo perché sono stato anche a visitarlo, raggiunge oggi. Anzi, devo dire che avevano raggiunto dei picchi del 77%, ma c'è un ritorno indietro, perché quando smetti di fare delle campagne, diciamo così, propositive, delle campagne attive per la raccolta differenziata, l'atteggiamento delle persone si rilassa e quindi si scende poi al 70-72 come stanno oggi. Quindi Priula, che è il consorzio numero uno in Italia, sta come i migliori comuni della provincia di Macerata. Quindi questo è l'obiettivo nostro. Certo, oggi cosa produciamo in provincia di Macerata? Perché partiamo dai dati di fatto. Produciamo 140.000 tonnellate di rifiuto, circa 70.000 sono differenziate, 70.000 sono indifferenziate. Le 70.000 indifferenziate vengono trattate, non sono abbancate in discarica come avviene in tutti gli altri ambiti delle Marche, sono trattate al consorzio, viene separato l'organico dal rifiuto secco. L'organico oggi va alla produzione della FOS, della frazione organica stabilizzata, che significa un prodotto non comunque utilizzabile per ambientante dei terreni, perché è separato dal rifiuto tal quale, mentre quello che viene raccolto con i sistemi che voi conoscete del porta a porta diventa invece compost che distribuiamo alle aziende che ne fanno richiesta. Quello che separiamo dal rifiuto tal quale non può ritornare nei terreni, perché ha un grado di inquinamento superiore a quello che è consentito, e quindi sarebbe un apporto di cadmio, ferro, zinco, magnesio, diciamo abnorme ai terreni agricoli. Certamente questa produzione di organico sta riducendosi man mano che si sviluppa ulteriormente la raccolta differenziata. Diciamo che oggi abbiamo idea, o meglio, c'è un progetto che stiamo sostenendo anche come provincia, di trattare questo organico, anche non di alta qualità, per la produzione di biogas e sfruttarlo per la produzione di energia da biogas. Io spero che questa bruciatura si possa fare, perché altrimenti ugualmente siamo nell'immaginario che non ha senso che possa essere esternato in pubblico. Diciamo che questo ulteriore sviluppo impiantistico potrebbe consentirci di recuperare, valorizzandolo, altre 10.000 tonnellate, quindi si arriverebbe circa al 60% di rifiuto differenziato, perché diciamo, la parte residua che comunque andrà in discarica, quindi è falso, assolutamente falso, che non esistono, che non servono mai discariche, è un'affermazione del tutto, diciamo così, pleonastica e impossibile. Poi che possiamo portare meno cose in discarica, questo è invece possibile, e lo stiamo facendo in questa provincia, lo stiamo facendo dando un impianto a tutti i rifiuti della provincia di Macerata, che vengono tutti trattati. Io ho apprezzato anche la fornitura di dati che lei, signora, non ha omesso di dire, che in questa provincia dagli anni 90 ad oggi non c'è stato aumento di tumori. Ho visto una rivista che ho messo qua sotto, in provincia di Macerata, che è questo a cui la dottoressa faceva, è il giornalino a cui faceva riferimento. Ho scritto lì. Comunque come c'è un dottore che è specialista, dice che non è così. Sì, no, io ho quelle di Macerata di ARPA, ma quindi ho i risultati, perché sono dei dati che forniscono a noi, perché li paghiamo noi quei dati.
Dipaghiamo noi senza corrompere nessuno, guardi. State tranquilli, insomma. Poi. Sì, signora, è un peccato mortale sfruttare questa cosa per questi obiettivi. Ecco, se di questo che parlate posso andare via subito perché non ha senso. Se parliamo di cose pratiche e reali, allora io sono qua. Se parliamo di strenze, non posso. Prego, venga qua, Antonio, così sposta. Sì, le posso dire che in provincia di Macerata questi dati epidemiologici li abbiamo chiesti in più d'uno e in più forze politiche. Certo che c'è un aumento di tumori dappertutto nel mondo, in Italia, in Europa. Io la quantità non ce l'ho questa sera perché non pensavo di parlare di tumori, ma anche perché non sono un tuttologo, insomma io parlo di quello che conosco, mentre tanti si improvvisano tuttologi quando non lo sono. Facevo solo riferimento a questa comparazione di dati del primo quinquennio 90-95 e invece nel 1995 non era attivo l'inceneritore in provincia di Macerata, oggi è attivo. Però volevo dire che in pratica noi abbiamo fatto anche delle inchieste epidemiologiche localizzate, cioè nel senso se nella vallata del Chienti c'erano più tumori rispetto alla vallata del Potenza dove non c'è stato il termovalorizzatore. No, non c'è rara, signora. C'era giù a Potenza Picena che sta a metà, dovrebbe colpire tutti. I dati non sono assolutamente diversi, sono identici, anzi addirittura c'è un leggero, diciamo, una leggera preponderanza nella vallata del Potenza, dopo ci saranno altri fattori, però se parliamo a fattori invariato non mi sembra che questo possa essere un indice da portare in questa discussione, soprattutto perché non c'è questo problema. Dicevo quindi che noi termovalorizziamo solamente 20.000 tonnellate di rifiuto l'anno in questa provincia, perché il nostro inceneritore ha questa capacità, una specie di forno a microonde, e 50.000 tonnellate vanno oggi in discarica, e questo è il dato su cui possiamo continuare a grattare qualcosa, cioè di ridurre questa parte, ma non ci sarà mai un punto zero, perché prima di tutto dovremo prima raggiungere il 100% di raccolta differenziata. Quando avremo raggiunto questo dato, avremo comunque un residuo non differenziabile, che oggi è stimato almeno nel 15%, di materie che non sono riciclabili, che sono di diverso tipo, dalle polveri, alle brecce, a tantissimi altri prodotti che troviamo nei rifiuti. Il 15% del prodotto nelle prove di laboratorio che facciamo non è assolutamente mai recuperabile, quindi nel senso che il 15% andrà sempre in qualche posto, in qualche discarica o in qualche altra situazione. Ecco perché nessuno può confutarmi, diciamo, questa tesi che non esistono discariche. Poi se uno ci riesce nell'Eden potrebbe riuscirci, però qua ancora non ci riusciamo. Poi hanno portato dei fatti che dimostrano che ad esempio costruire delle piattaforme di riciclo fa diminuire gli scarichi. Noi abbiamo piattaforme di riciclo che funzionano benissimo. Quante? Al Cosmoli, guardi, lei prima si informi, vengono divise con lo stesso sistema che abbiamo visto. Villa Potenza, che vengono lasciate lì la mattina e chi? No, guardi, non c'è Villa Potenza, qui siamo al Cosmoli di Tolentino e la stessa macchina che ho visto nel video è quella che abbiamo noi, forse un pochetto più moderna e gestita meglio di quella, in modo più pulito, insomma. Quindi siccome il Cosma è riaperto al pubblico per scelta della provincia, siccome i dati delle emissioni sono in linea e da fra qualche giorno saranno in linea anche sul mio sito, quello della provincia, cioè tutti i giorni uno può leggere le emissioni dell'impianto, quindi vi dico che usiamo la massima trasparenza, noi non dobbiamo nascondere nulla, questo è sicuro. Poi che se riusciamo a raggiungere il 75% di raccolta differenziata tutti insieme, io sono il più contento di tutti. Stiamo facendo delle grandi opere di sensibilizzazione, ci sono 10 comuni, io vi dico anche chi sono, che stanno sopra il 50%, gli altri stanno sotto. Certamente questo metodo di raccolta ha
un livello di costo leggermente superiore al resto, perché è così, perché bisogna usare non più la macchina per raccogliere il rifiuto, bensì la persona che va pagata, perché non è che io ho visto molti negri, molti extracomunitari, quelli in bianco, ce ne abbiamo qualcuno anche noi, però non è corretto usare manodopera sotto costo per fare la perché questi lavoratori sono impiegati, ricevono tutti in regola, compresa la tredicesima e la quattordicesima, e adesso ha la fila degli italiani che vorrebbero andare a lavorare, che prima non ci andavano. Un lavoratore impiegato nell'inceneritore, 30 nell'industria del riciclo. Esatto. Questi sono i dati, diciamo delle cose corrette, per favore. Sono non chiedo scusa a nessuno, perché tutto quello che dico è tutto certificato, cioè nel senso, scusatemi un attimo, io so come funziona questa cosa, perché se no non starei qua, e sapevo anche magari che ambiente avrei trovato, quindi sono anche preparato. Che ambiente trovato? Voglio dire che oggi molti di questi lavori vengono fatti fare a delle cooperative di lavoratori precari. Questo avviene in Emilia Romagna, dove c'è il culto del lavoro, e se voi volete venire con me a vedere come sono, quanto sono pagati questi lavoratori e chi li ha assunti, io vi porto con me e vi faccio vedere tutta questa cosa. Vorrei dire, ecco, perché noi invece al Cosmari li paghiamo come dipendenti, lavoratori, non ci interessa il colore della pelle, non ci interessa nulla, però non li assumiamo con le cooperative rosse precarie, li assumiamo come dipendenti a uguale piano. Voi non siete rossi, quindi io ho visto la critica pro e lei lo sta mettendo sulla politica. No, sì, guardi quello che avete fatto voi questa sera è politica, non è amministrazione. No, scusi Presidente, è politica del territorio, voi, non è ideologia. No, volevo solamente chiudere dicendo che qui stiamo lavorando sul serio, non stiamo facendo nessuna demagogia, noi stiamo affrontando i problemi. Io stiamo calmi, abbiamo qui il Presidente della provincia, stiamo calmi. Passiamo alle domande con calma. Io sono comunista. Ringrazio il Presidente della provincia che ha avuto il coraggio di confrontarsi con chi non la pensa come lui. Il mio ex presidente Giulio Silenzi, detto Sua Eminenza, il quale con un sommo dispiacere è andato a casa, ma sono felice, non ha mai avuto il coraggio di incontrare il primo inferocito. I problemi, no, scusate, adesso mi voglio togliere il magone. Intanto lo ringrazio e lo voglio invitare anche un'altra cosa, sono un piccolo imprenditore, lei vuole fare una cosa sul credito, inviti noi, non le associazioni che non ci rappresentano. Detto questo, il problema dei rifiuti, io ho lavorato alla Macero Maceratese quando in un momento di difficoltà mio personale, 15 anni fa, non mi assumeva nessuno perché ero un over 45. Ho lavorato, so che cos'è il riciclo, ho selezionato, ho lavorato per 6 mesi in una macchina che selezionava i pannolini, perché c'è una fabbrica Iesi, scusate se sono pedante, ma vi voglio dire in che situazione stiamo pensando. C'è una fabbrica Iesi, l'unica in tutta Europa, che fa macchine per far produrre pannolini. Questa ditta, non mi ricordo come si chiama, è obbligata per contratto a produrre per un anno pannolini come se dovesse essere commercializzati, che poi invece vengono portati in discarica. La Macero Maceratese aveva inventato una macchina che separava le polveri, cioè io lavoravo là, non sono morto, un ambiente, separavamo la cellulosa, la carta, e abbiamo venduto tir e tir in Bulgaria, decine. Se proprio i bulgari facevano una cosa bulgara, io non lo so, ma noi l'abbiamo fatta.
Quello che voglio dire è questo, e termino, mi scuso con il presidente. No, io... Allora, o non siete informati, ragazzi, ho 60 anni e mi sono scocciato, o quando si viene a un convegno come questo ci si confronta. Io dico che dobbiamo partire da un presupposto. Signor Presidente, lei ha vinto le elezioni, lei si deve dissociare dal consociare la sinistra nella gestione dei rifiuti. Si assuma lei la sua responsabilità. In no, io so che lei è una persona che ha lavorato al Cosmari e so le sue competenze, quindi per questo è... Quindi allora in io la presentato il direttore. Assolutamente lei non ha capito nulla. Mi spiace che non ha capito la parola. Pronto, presidente, diciamo la santa. La parola una volta, va bene. Titolo civile, non offensivo. Sì, no. Non è stato detto, non ho capito nulla. No, non ha capito nell'eventualmente, non ha capito che c'era io ho capito, insomma, non è possibile. Ma no, con la presidenza. No, volevo poi vi devo lasciare perché domattina siamo a Bolzano anche per questo. C'era si scrive a parlare. Ora concludo, io mi scuso con chi si sente un po' aggredito dalle mie parole, però devo dire che sono contro le affermazioni facili. Io non faccio mai nessuna affermazione facile, sono sempre quelle meditate, studiate, documentate. Quindi noi in questa provincia stiamo seguendo questo progetto, che è un progetto difficilissimo da realizzare, perché bisogna modificare l'atteggiamento delle persone, perché non è che è l'impianto che fa il sistema, è il cittadino che crea il sistema. Quindi noi stiamo lavorando molto sul cittadino, abbiamo dei problemi nelle zone montane dove l'aumento dei costi per il porta a porta è enorme, quindi non è sostenibile dalle popolazioni e quindi non lo vogliono fare. Perché raddoppiare, signora? No, gli abitanti sono pochissimi. Esatto, sono pochi, signora, però oggi per raggiungere quel 70% ci serve anche quel 20% di popolazione che nelle aree interne, sparse in campagna, certo, e quant'altro, che purtroppo non riusciamo a... Quindi i problemi non sono così semplici come qualcuno li vuol trasmettere. A me far vedere un video non mi risolve nulla. Io analizzo il problema territoriale, analizzo il problema sociale, il problema dei costi. Certo che questo è un modello virtuoso se riusciamo a sopportarlo economicamente, perché c'è un aumento dei costi nella fase soprattutto di implementazione, cioè nei anni in cui si cerca di implementare la raccolta differenziata c'è un aumento dei costi rispetto all'attuale livello dei costi, che può essere... signora, guardi, questo lei signora, no, su questo non la, no, dottoressa, no, 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 dottoressa, su questo la sfido su qualsiasi modello organizzativo e gestionale, quindi non è un problema, che adesso almeno io qualche competenza ce l'avrò, lei è un competente in tutto, io almeno una ce l'avrò. Quindi volevo concludere dicendo questo: noi stiamo incamminati in questo, se arriveremo al 60%, che è l'obiettivo del 2012, 60. Che tra l'altro è un obiettivo anche del decreto della legge dello Stato, insomma, certamente stiamo implementando e facendo grandi investimenti in termini di comunicazione. Ieri sono partiti altri 3 comuni, totalmente Recanati, totalmente Treia, totalmente Castelraimondo, che erano un po', diciamo, nella fascia di mezzo, abbiamo solo parzialmente il territorio servito da porta a porta. Sergio, volevo domandare, ma Macerata non c'è questa porta a porta ancora, niente, non c'è stato mai spiegato niente di questa raccolta. Allora, Macerata, signora, c'ha un suo modello organizzativo, perché non è nel modello Cosmari. Comune di Macerata, di Pollenza, di Montecassiano e Cingoli hanno modelli autonomi di raccolta. Certamente ora stiamo acquisendo tutte queste gestioni private, il Cosmari sta acquisendo anche queste gestioni, spero di poter concludere con il comune di Macerata, il Cosmari concluderà con il comune di Macerata l'acquisizione della parte del ramo operativo di SMEA, e quindi il modello Cosmari, il modello diciamo SMEA
funziona parzialmente, non funziona dappertutto. Cioè la gente non è informata come si deve fare la raccolta. Vabbè, se signora, lei però se sta nel centro storico c'è il porta a porta, se sta nel centro storico. Se non sta nel centro storico a Macerata non c'è il porta a porta e lei liberamente può portare nelle campane differenziato tutto quello che vuole, perché è libera di farlo, non è che qualcuno gli deve dire come fare a portare la raccolta differenziata negli appositi raccoglitori, insomma, cioè è da 20 anni che lo facciamo. Quindi ecco, l'evoluzione del consorzio è quella. Certamente ci avremo bisogno ancora di poco spazio di discarica, cioè, e finché, devo dire che quello che produciamo noi di secco, io ritengo che ci sia una disquisizione da fare, poi se il mio modello non va bene e va bene un altro, non importa, io faccio solo la disquisizione, nel senso che noi il rifiuto che separiamo secco è praticamente ha un contenuto in energia pari al 40% del petrolio. Quindi io ritengo che siccome noi dobbiamo bruciare per qualsiasi, bruciamo molte altre cose, potremmo bruciare anche il rifiuto, certamente con un'ottica di contenimento delle emissioni. Devo dire anche questo, che molti, vi dico anche questo, che molti inceneritori che producono energia da gas, da petrolio e da carbone hanno molti meno impianti di abbattimento di quello che c'è il sistema dei rifiuti, che è ipercontrollato. Quindi su questo allora dovremmo trovare una convenzione che dice che chi brucia anche nel camino di casa, perché anche il camino di casa inquina, anche la caldaia che abbiamo a casa inquina. Le temperature sono completamente diverse. Sì, sì, le temperature del Cosmari, come tutti i ceneritori, sono controllate, perché tra 800 gradi e 1200 non si forma diossina e quindi bruciano tutti dentro quelle dimensioni. Ma volevo fare una domanda sopra, veramente. Allora, scusa, diamoci delle regole perché altrimenti qui diventa uno stadio. Ci abbiamo prima il signora Medio, poi viene il dottor Massivi e man mano venite qui e ponete le domande, altrimenti evitiamo lo stadio. Dai. Cercherò di essere breve. La prima questione, siamo in tanti, organizziamoci. C'è molta capacità, molte conoscenze, molta voglia di fare, l'Italia dei Valori ha dato questa disponibilità nell'organizzazione e non nella ricaduta politica. No, assolutamente. Noi ci crediamo, quindi organizziamoci in una struttura, come forma, come comitato, come quello che vogliamo. Alla fine della riunione non usciamo e ripartecipiamo a un'ulteriore riunione informativa, anche se importante. Diamoci un momento di raccordo in modo che riusciamo a essere anche produttivi e possiamo incidere concretamente sulle scelte che sta facendo la provincia. Io ho avuto, nel merito entro subito, ho avuto l'avventura, proprio in occasione di questa riunione, ma anche delle altre che sono stata Civitanova, di leggermi la delibera adottata ad aprile, credo, del piano industriale del Cosmari. Credo che sia stata una delibera verso aprile. Sulle discariche, non era del piano. C'era la relazione di Eusebi, c'era una delle tracce di piano industriale, degli investimenti sul preventivo, quindi c'era già un materiale corposo su cui poter entrare nel merito. È interessante discutere con il Presidente, perché sappiamo tutti che il Presidente è stato Presidente del Cosmari e ha gestito una fase molto delicata dell'impianto del Consorzio, quindi dobbiamo approfittarne per avere un confronto politico per vedere cosa vogliamo noi altri. Allora, cosa vogliamo noi altri? Dobbiamo porci questa domanda. Non possiamo prescindere dalla legge regionale sui rifiuti, non possiamo prescindere dall'ambito territoriale e dal consorzio. Allora, il Cosmari è un impianto tecnologico per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti. Siamo soddisfatti della gestione di questo impianto? Lo conosciamo bene questo impianto? Io ritengo che chi lo conosce, compreso il presidente della provincia di Macerata, non credo che sia soddisfatto della produttività dell'impianto, della qualità dei processi di lavorazione e di separazione, di smaltimento, di commercializzazione dei prodotti. Se uno va a leggere il bilancio del Cosmi si rende conto che non si può essere soddisfatti di questa grossa macchina, importante macchina che abbiamo in provincia di Macerata.
È possibile intervenire sull'impianto del Cosmari con redumping per portarlo ad una funzionalità e produttività ecosostenibile che possiamo ritenere adeguata? Queste risposte dobbiamo darcele tra noi. Io sostengo che è possibile, non, io credo che non sia possibile prescindere dal consorzio dell'ambito territoriale di smaltimento a livello provinciale. Credo che il comune di Macerata debba finire con la melina di socio di maggioranza, credo, con patti parasociali speciali della società che gestisce i rifiuti per il solo comune di Macerata, fuori dall'ambito e fuori dal consorzio. Il comune di Macerata è l'unico comune importante, più importante della provincia di Macerata, che non aderisce al COSMER, ci aderisce solo formalmente, sostanzialmente non ci aderisce. Questo è un grosso handicap per l'ambito territoriale, per i conti del COSMER, per una politica industriale corretta del COSMER. Quindi dobbiamo decidere queste cose. Non è vero, ossia, non è vero che raddoppia la linea di inserimento. E qui c'ha ragione il Presidente, però non si può giocare, Presidente, almeno con le mezze verità. No, le mezze verità in questo senso. No, io dicevo le mezze verità nell'esplicare questa situazione come lei ha fatto. L'impianto del Cosmari per la via di inserimento è oggetto di un investimento di circa 3 miliardi per adeguare l'abbattimento dei fumi, per le varie tecnologie e per incrementare la capacità produttiva energetica, che significa aumentare del 16% i materiali che verranno bruciati con l'aumento del 20% di vendita dell'energia elettrica. Questo non è così, però sta scritto nella delibera. No, non è così. Non me l'ho portata dietro, è stato un no, mio. No, non è così, ma spiego solamente questo. Non può essere aumentata la capacità di incenerimento perché sì, c'è scritto del 16%. Si aumenta razionalizzazione. La produzione di energia, aumentando la quota l'impianto di produzione di energia è arcaico, quello che abbiamo noi, ma lì c'è e oggi bene, sono impianti moderni per recuperare allora, ma le tonnellate di sono sempre il trascrittore del verbale della delibera all'8 aprile avrà fatto qualche errore di trascrizione. Questo lo posso garantire, lo potete verificare. Va bene. Ci sarà un aumento, secondo quello che c'è scritto, poi tutti potete leggere da questa delibera sul sito internet. Esatto, ma sta sul sito. Sta sul sito internet. Poi c'è una grande contraddizione, mentre c'è tutti questi investimenti che perderanno il via intorno alla fine dell'anno, il 2010, grossi investimenti che si aggirano intorno a una decina di miliardi, credo che sia complessivamente la spesa per il redumping dell'impianto. Noi dobbiamo come comitato chiedere al Presidente una cosa, quella delibera è stata assunta dalla precedente amministrazione, prima, a parte che anche qui bisognerà chiarire, il Cosmo è stato sempre gestito in maniera così ecumenica, tutti hanno gestito tutto, destra e sinistra, no, per capire chi gestisce il Cosmari, la domanda quindi è, chiediamo la moratoria degli investimenti a Cosmari e l'istituzione di una commissione consigliare provinciale supportata anche dagli utenti per verificare le alternative possibili al piano di investimenti fatto e deliberato ad aprile di quest'anno, perché se passi il piano noi discuteremo le belle cose, parleremo di miliardi di problemi, ma non incideremo per niente. Poi dice, chiudo dicendo questo, si parla di 3 discariche, ma se si aumenta la capacità della raccolta differenziata, il presidente del Cosmo Giuseppe dice in delibera, alla fine arriveremo a non avere più bisogno di discariche, quindi perché ne avrebbe 3? Dovete più spiegarci. Più c'è scritto e più raccolta differenziata c'è, più aumenta la tariffa al cittadino, perché per il Cosmo significa grossi investimenti e costi, quindi le azioni virtuali dei cittadini saranno penalizzate dall'aumento della tariffa. Dovrebbe diminuire la tariffa. Confermo, anche l'assessore Mazzetti ha detto che aumenterà la tariffa a causa della differenza. Prego, dottor Massini. Buonasera, sono medico da circa 25 anni nel Fermano e mi occupo da sempre di ambiente. Vado via da questa serata scoraggiato, signor Presidente, perché
i morti da processi di combustione, da incenerimento, da biomassi, non sono solo di cancro. Ci sono morti a breve termine, quando il vento accumula le polveri sottili che si formano agli 800 gradi in su, come dice lei, in un angolo, si può morire di infarto, si può morire di aritmia, di edema polmonare, di insufficienza cardiaca e via dicendo. Mi dispiace che abbia perso la prima parte che era strettamente medica. Si muore perché ci sono soggetti affetti da broncopatia cronica, ci sono persone anziane che muoiono a causa di inquinamento. Ci sono varie relazioni APAM, quindi è un ente statale marchigiano, che dice che ogni anno ci sono morti, centinaia di morti a causa dell'inquinamento da inceneritori, da fumo, da biomasse, da fumo in genere. Preciso che la diossina non si forma solamente tra i 200 e i 400 gradi, ma si forma anche dagli 800 gradi in su, perché ci sono sempre dei punti freddi. Soprattutto si forma nello spegnimento e nell'accensione dell'inceneritore, e mi risulta, passando davanti al Tosma, che ci sono tantissimi spegnimenti e riaccensioni, perché di giorno non sembra funzionare, di notte c'è una bella prova di fumo. Queste affermazioni, perché gliele contesto, perché lei non ha diritto. È sempre acceso, signor Presidente? È sempre acceso, si ferma una volta all'anno per manutenzione. Una volta all'anno, benissimo. Sono contento che nella provincia di Macerata non ci sia, perché il fumo ha la stessa cosa dell'aria. Mi fa piacere che nella provincia di Macerata non ci sia un aumento di cancro, anzi dice lei una diminuzione. In Italia c'è una è sempre lo stesso. In Italia fino a qualche anno fa si ammalava un uomo su tre di cancro e una donna su quattro. Siamo arrivati oggi a relazioni di oncologi in cui si ammala una persona su due. Mi fa piacere che Macerata faccia eccezione. L'odore del Cosma, chiamiamo l'odore del fumo, arriva fino a Macerata. Mi risulta che a Pollenza, un paese vicino, ci sia un aumento di cancro nelle generazioni più giovani, specialmente di tumore dell'encefalo. Non è vero perché l'ha certificato l'ARPAM, dicendo che è una delle indagini che è stata commissionata all'ARPAM, un'indagine epidemiologica, ha dato un parere addirittura opposto. Quindi l'ARPAM è un organo politico e dà delle cifre politiche. Allora l'ARPAM è questo. Le risulta che a livello marchigiano ci sia un registro tumore, signor Presidente? Mi risulta, il rischio tumore, mi spiace, ma non mi esiste. Mi risulta che le ASL hanno questi dati. Poi. Ci sono pubblicazioni in cui si parla negli ultimi 10 anni di un raddoppio di cancro nell'età pediatrica. Le risulta, Presidente? Non credo che proprio Macerata faccia eccezione, se lo è mi fa molto piacere. Assolutamente, noi siamo l'unico dato che abbiamo è che viviamo normalmente di più di tutto il resto dell'Italia in questa provincia. Questo grazie alle generazioni passate, gli ottantenni o i novantenni di adesso. Sono ottantenni e novantenni, sono loro che fanno la statistica, sono loro che ci alzano la media, ma sono persone che hanno vissuto perlomeno la prima parte della vita in condizioni ambientali e di igieniche e di alimentazione perfette. Le ultime generazioni, signor Presidente, ci sono più del 50% dei bambini che sono affetti da allergia. C'è stato proprio fermo. Non è colpa mia, guardi quello, non no, ma ne prende atto, però non è colpa sua, ma ne prende atto. Lei non può passare sopra questi stessi e dire siamo perfettamente pari come il cancro in una regione Marche che invece ha raddoppiato la sua popolazione di malati scopo, di cancro. Basta andare in una qualsiasi clinica chirurgica, clinica pediatrica, l'oncologia pediatrica di Ancona o di Pescara è piena di casi di cancro infantile. E quindi, signor Presidente, una cosa del genere mi fa piacere ma non mi risulta. Grazie. Paolo Ranzuglia, sono un cittadino maceratese. È vero, Presidente, che al Cosmari quello che abbiamo visto nel filmato in parte si fa, ne l'abbiamo visto con i nostri occhi perché l'abbiamo visitato. È su quello che dobbiamo lavorare, cioè fare altre linee per aumentare la separazione dei materiali. A monte bisognerebbe anche incentivare la riduzione dei rifiuti in genere, prodotti sfusi, le imprese che riducono gli imballaggi e tutta una serie di iniziative che spetta alla politica sensibilizzare sia i cittadini che le imprese.
E i comuni che fanno parte del Cosmone, che sono 57, penso che abbiamo almeno 60-70 modalità diverse di raccolta. La provincia su questo deve lavorare, cioè bisogna metterli d'accordo, dare gli strumenti per poter fare la raccolta differenziata seria, i sacchetti colorati, tutto quello che serve per poter farla correttamente con le giuste istruzioni, perché non ci sono. Su quanto riguarda il discorso delle materie prime e seconde, cioè quello che si ottiene dalla separazione fatta in maniera corretta, ci sono industrie private nella nostra provincia che fanno soldi a palate, quindi il granulato, se fatto anche fatto bene, è una fonte di ricchezza, e questo, se lo è per privato, può esserlo anche, anche per un'impresa tipo Cosmary. Le imprese che utilizzano queste materie, lei le ha definite imprese di nicchia, saranno oggi di nicchia, ma tra 10 anni queste imprese saranno quelle che ancora troveremo sul mercato, e saranno quelle che daranno occupazione, mentre molte aziende che oggi denigrano questo tipo di attività, tra 10 anni probabilmente non ci sono più. Quindi ecco, Presidente, la invitiamo a lavorare in maniera forte sulla riduzione dei rifiuti e su incrementare, poi quando la separazione sarà arrivata ai massimi livelli attraverso un lavoro fatto dai comuni ovviamente, se non avremo più materiale da mettere nell'inceneritore si spegnerà automaticamente. Esatto. Se non ci crede possiamo provare in questa strada. Esatto. Grazie. Esatto. Io mi chiamo Sandro Pistoni e vengo da Tolentino. Dunque, prima di tutto vorrei dire una cosa. I rifiuti non hanno colore politico. Su questo penso siamo tutti d'accordo. Non è un discorso né di sinistra né di destra. La dottoressa prima ha fatto una bellissima relazione, Presidente, che lei si è perso, che ha dimostrato la pericolosità degli inceneritori, gli effetti sulla salute. Tutto fa male. Io non so se lei ha dei figli. Tutto fa male. Sì. Io non so se lei ha dei figli, Presidente. Ma lei no, si vergogni, guardi, prendo su e me ne vado. No, ma io me ne vado. No, ma abbi pazienza, mi devo vergognare io. Non è che può dire che lei. No, questa lei non chiede. Neanche io, signora, non allora, vergognare. No, guardi, lei mi l'ha detto e mi chieda scusa se ha un po' di scusa. Mi devo vergognare io. No. A usare degli elementi per creare una questa è verità scientifica, questa è verità. Lei che cosa dice per un chimico? No, è un chimico dell'ambiente, non ci vuole una laurea in chimica per capire che se una sigaretta fa male un inceneritore fa peggio. Ecco, abbia pazienza. Non prendiamoci in giro. Vietiamo prima le sigarette. Le abbiamo vietate le sigarette, basta. Dicevo, Presidente, io non so se lei ha dei bambini, io sono genitore. Assolutamente sì. Ecco, allora, pensiamo sui nostri figli, che è la cosa più importante. Ma io ci penso, non pensate che qui... Io non sto qui a dire che dobbiamo inquinare, ragazzi, voi non avete capito. Io non accetto le scorciatoie. Lei sta dicendo che non inquina per niente, e questo è grave. No, io non accetto le scorciatoie. Posso finire il mio tempo? Facciamo finire. Le scorciatoie le conosco bene. Allora, dicevo, non so se il Presidente esempio si è sentito mai parlare di nanoparticelle, della loro pericolosità. Il fatto che ci sia un monitoraggio, esempio, del Cosmari, questo non ci rassicura affatto, perché queste particelle vengono prodotte proprio dalle alte temperature dell'inceneritore. Le nanoparticelle? Nanoparticelle sto parlando. Non so se sembra. Queste nanoparticelle non sono misurabili con gli strumenti che ci hanno a disposizione, neanche l'ARPAM per dire. E questo è un dato di fatto, c'è una direttiva europea adesso che imporrà la misura di queste nanoparticelle, però sicuramente l'Italia non è attrezzata, ci sono pochissimi centri specializzati per la misura di queste nanoparticelle, non certo le Marche. Detto questo, volevo anche dire due o tre cose perché mi è stato detto che non ho capito bene. Allora, primo punto. Un anno e mezzo fa circa c'era presente anche Alex, c'era qualcun altro presente, a Sforzacosta fu presentata presso un comitato di quartiere
la prima, diciamo, proposta di potenziamento del Cosmari, o meglio, viene spacciata per un adeguamento tecnologico. Di fatto però quello che conta è che tonnellate di rifiuti in più saranno bruciate, circa un 15% in più, come diceva il signore che mi ha preceduto, di rifiuti, 15-16% in più di rifiuti saranno bruciati. Se dopo lo vogliamo chiamare adeguamento tecnologico, lo vogliamo chiamare potenziamento, chiamiamolo come ci pare, però la realtà è questa, che noi non stiamo andando nella strada della riduzione dei rifiuti che vanno all'inceneritore, stiamo andando nella riduzione del di mandare più rifiuti a bruciare. Seconda cosa, vabbè, adesso mi faccio parlare a me, questo... sì, però uno che contraddice no, cose non vere... Come contesterà, ci sono i dati, lei apre il sito del Cosmo, ci sono tutti i dati, non può dire questo, perché... È vero, non è vero, non è vero, ci saranno più quello rifiuti che lei, andranno a non è, essere che detto, non è vero nulla, praticamente, ecco, quindi... Scusi, eravamo presenti in diversi l'anno sì. scorso... a dire cosa... Alla riunione che è stata fatta... Allora il Cosmari ha solo bisogno di adeguare il suo impianto di trasformazione dell'energia. Quello che si brucia è la stessa cosa, però quello che esce può essere migliorato, nel senso che abbiamo un impianto obsoleto di generazione energetica, di vecchia generazione, si può trasformare in nuovo, ma se la griglia resta quella e nessuno tocca il termovalorizzatore, come fanno a aumentare la bruciatura del rifiuto? Non lo possono fare. Parlavano di circa, secondo me era 15% di miglioramento. Ho fatto io personalmente la domanda di Eusebi. Se è sbagliato Eusebi, perché non lo potrebbe fare. Lo spiega Eusebi, esatto. Se è sbagliato che guarda, mettiamola così, però vi do per certo il dato. Cioè nel io ho chiesto, che in ho detto, ma brucerete 3.000 tonnellate in più, ha detto sì. Presidente, lei sta dicendo che nemmeno un chilo di rifiuti in più saranno bruciati rispetto alla quantità attuale? Assolutamente sì. Vabbè, prendiamo un altro. No, un attimo, poi volevo dire, per quanto riguarda poi il discorso del recupero del gas, quindi andare a bruciare, c'è un altro progetto, se non vado errato, che è stato spiegato da Comondo, a quello mi riferivo, che c'è un progetto appunto di recuperare il gas proveniente da rifiuti, bruciarlo e fare energia. Ecco, su questo io faccio la domanda alla dottoressa, vorrei sapere che cosa ne pensa di questo ulteriore impianto che andrà a bruciare gas da rifiuti. Grazie. Sarebbe lo stesso gas che andrebbe in atmosfera. Non vorrei scendere nel dettaglio industriale del progetto perché non conosco esattamente. Scusi, lei. Mi chiamo Daniele Costacchini, sono di Fermo e mi occupo, diciamo, in maniera hobbistica, perciò non sono una persona certificata a parlare, perciò ecco qui solamente portando dei dati scientifici certificati, di cui sicuramente lei ha già conoscenza, però mi deve dare una risposta chiara. Quando lei dice, io non parlo del progetto industriale né del riciclo, perché avremo bisogno di più di una serata di parlare di quello, non è questa la serata. Quando lei dice soprattutto che ci dobbiamo impegnare a cambiare l'atteggiamento di tutti i cittadini, che è una cosa molto complessa e non si può fare coercitivamente. Insomma. Benissimo, sono pienamente d'accordo, però sono anche consapevole del fatto che... Adesso è venuto qua con un'arroganza... Chi? Allora scusate, no, questo non è accettabile. Vediamo la parola a chi stava qui in piedi, perché c'è... Però ecco, cominciando dal fatto di non valutare sempre la fine, come diceva prima dottoressa Gentilini, cioè il tetto della casa, cioè l'incenerimento, la discarica, valutando un attimo dei progetti, dei piani politici, magari che ragionano un po' indietro nel tempo. Comunque non discutiamo di questo, io mi dispiace sentire certe affermazioni che non corrispondono alla realtà, Presidente. Lei in poc'anzi ha detto che l'inceneritore non inquina, o meglio, ci sono inquina, dei sistemi come tutte le cose che bruciano, un altro paio di maniche, se permette, perché il suo inceneritore, il suo, l'inceneritore della Cosmari, non so adesso se lei in qualche maniera prima di tornare. Se no controllavamo le emissioni. Sì, però l'inceneritore mi sembra che lavori per tutto l'anno, se non ho capito male. Perciò non inquina come un camino, come lei poc'anzi ha detto, perché il camino non sta acceso tutto l'anno. Il camino non brucia materiali. Sì, ma non sta acceso tutto l'anno. Il fatto che sia controllato, se mi permette, anche qui ho dei dubbi, ma non per il controllo. Per il fatto che il controllo sulle emissioni non è facile farlo e non è nemmeno fattibile, il particolato secondario, che lei sicuramente conosce, cioè la polvere che si crea dopo il filtro, che non so che tipo di filtro se c'è. Noi abbiamo un filtro di ultima generazione, allora, di ultima generazione, per cui
oggi sono solo tre impianti in Italia, uno ce l'abbiamo benissimo. Noi. Comunque io le leggo adesso, siccome non ripeto, non sono a conoscenza del sistema delle cose, le leggo quello che dice l'APAM, perché l'APAM ha fatto delle analisi epidemiologiche. Non so per quale motivo l'APAM stessa non lo dice. Immaginate l'APAM Marche. L'APAM ancora ha fatto delle analisi epidemiologiche su 12 comuni delle Marche, e non riguardo solamente gli inceneritori, perché ha fatto anche un'analisi specifica per gli inceneritori. Purtroppo di quello non ho risultati, solamente l'estratto dell'APAM. Quello di Macerata. Sì, benissimo. Comunque ha rilevato degli incrementi di decessi in tutti i casi. Ci sono aumenti semplicemente di PM10 e PM25, che sono già quelle comuni al traffico. L'APAM dice chiaramente qui che il PM ultra, il particolato ultrafine, un nanoparticelle, si produce da tutti i processi di combustione, non è filtrabile, dice che non è filtrabile dai filtri che lei poc'anzi ha descritto, comunque non è filtrabile in maniera totale, e l'impatto cumulativo di un impianto che lavora 8.000-8.500 ore all'anno, non so quanti sono le ore, sicuramente non è trascurabile e paragonabile a un camino, perciò io non posso sentire paragonare un inceneritore, una centrale a biomasse, a un camino. Mi fate questa cortesia. E comunque sia, non è speculazione, questi sono dati tecnici, no, quella, di persone, quella presa in giro, sì, che lei fa, cioè, perché mi non mi tange, ecco, le voglio dire che non mi fa assolutamente, però io mi sento rispondere spesso da amministratori o da scienziati che non ritengo tali, e con informazioni e con risposte del genere ho sentito paragonare centrale biomasse a caldaia e metano, adesso sento paragonare un cedro, un camino. No, dico quello che brucia, è conteggiare le calorie. Poi no, è conteggiare l'impatto cumulativo, cosa che non si fa mai. L'impatto cumulativo nell'ambiente non viene mai calcolato. Allora un inceneritore che lavora per 30 anni. Una cosa sulle macchine, no, poi parliamo di tutto. Vabbè, cominciamo sempre da quello. No, cominciamo, scusate. Dottoressa, cominciamo. No, allora, vogliamo da quello che inquina. Vogliamo calcolare quanto è il contributo degli inceneritori con gli ultimi dati al particolare? Assolutamente vicino a zero, signore. Ma guarda, Presidente, sempre dell'acqua, un incremento di 10 microgrammi di polveri, almeno 10 microgrammi di polveri. Vengono sicuramente dal Cosmari. No, vengono solamente dal traffico. Il Cosmari, quante tonnellate di polveri mette? Una centrale più massima, 150 tonnellate di polvere là. Perché abbiamo gli impianti di abbattimento anche liquidi, per cui in atmosfera quanti di nanoparticelle non ne vanno. Quanti polveri mettete in aria? Ma non sono felici per le nanoparticelle! Presidente, è impossibile, scientificamente impossibile. Poi lo dico io. Poi vi darò i dati del peso della... No, Presidente, vedete dare questi dati. I livelli di abbattimento... Scusatemi, perché bisogna che qui io non accetto, diciamo così, la approssimazione. Non è l'approssimazione, è la sua, è la sua, è la sua. Se li dà io glielo ai miei. Ecco, ma però me li dia per favore, mi dica quali sono gli scienziati. Presidente, mi dice quali sono gli scienziati che supportano questo e quali sono i medici che supportano questo, perché io so che l'ISDE è un'associazione fatta da medici, da tecnici scienziati dell'ARPA, da chimici. Mi dica lei quali sono i suoi scienziati che supportano questo. Perché io ho sempre avuto di fronte mai un medico. Facciamo così, facciamo così. Che io vado via, voi potete continuare. Buonasera. No, c'è l'assessore all'ambiente di Tolentino, un attimo soltanto. È semplice, se lei brucia una tonnellata certo. 100... L'importante è che non stia nell'aria, ma stia magari in discarica. Dove? Tutto in discarica? Gran parte. Noi vogliamo brucare la bene. Allora, va bene, aspettate un attimo. Che faccio? Fallo. Aspettate, buoni. Scusate, ragazzi, aspetta. Facciamo un dibattito sano. Avremo le giornate. Scusate, ma soldi impiegato. Da 3 mesi. Con chi è venuto qui stasera? Non faccia lo svelto. Con chi è venuto? Con la macchina come me. Inquina come me. Scusate,
tranquilli, se parliamo così nessuno capisce niente. Il cammino di casa, quanti metri cubi di fumo fa? Un inceneritore fa proporzionalmente a quello che giorno. Un inceneritore emette milioni di metri al giorno. Un cammino di casa emette qualche centinaio di metri al giorno. Allora, questa sera abbiamo il presidente della provincia, Enzo Giulio. Difficile. Presidente, qui c'è la cittadinanza che vuole discutirlo. No, non è la cittadinanza nostra. Ci sono alcuni. Ci sono dei cittadini, comunque lo tieni. Io, fermi tu. Adesso, allora, tra tre mesi avremo le regionali. Cominciamo a porre queste domande. Quindi, guardiamo meno le partite, guardiamo meno i reality, interessiamoci al territorio e quando ci mandano le loro belle fotografie, come giusto che sia, da candidati, noi quando andiamo ai convegni gli facciamo queste domande. Così può cambiare la scena politica se la maggioranza dei cittadini vorrà poi veramente avere di più di zero. Allora, ok? Dove devo andare noi allora? No, sono già un politico perché stiamo al 52%, dove devo andare noi? 99 dove arrivare, 99. Però se lei dice non è per il più di zero, è il 60% della popolazione, vorrà il più di zero. Basta, di guardare meno televisione, però basta. In televisione se va così che parlano tutti sopra. No, guarda, la mia cosa è telegrafica, perché tra l'altro io me la potrei anche, come dire, in modo demagogico, dire che 15 anni fa ero contrario al cammino e quindi risolvere il problema. Però siccome Capponi stasera ha dimostrato comunque, come l'ha detto prima il nostro compagno, che ha coraggio a confrontarsi, quindi è bene entrare nel merito. Io voglio puntare la questione sul, come dire, l'andamento positivo della nostra provincia. Se noi, io parlo per Toledo, noi siamo partiti nel 2008, in 4 mesi abbiamo superato il 45%, quest'anno purtroppo stiamo vicini al 70%, ma non lo superiamo. Se noi riusciamo a superare un'asticella, che bisogna fare? Quindi probabilmente oggi esiste questa linea invece su rifiuti zero, che invece a noi bisogna perseguire, perché noi possiamo mettere insieme tutta una serie di iniziative, compresa la riduzione, comuni virtuosi, per avere questo modello. Quindi io penso che la questione del cammino del Cosmari, ma mi sembra che prima l'abbia detto anche Capponi, non penso che il Cosmari si diverta a bruciare. Noi dobbiamo creare un modello nella nostra provincia affinché in un tempo non lunghissimo, come dire, risolviamo il problema. Io voglio spegnere il termovalorizzatore, però bisogna arrivare. Su questo, pure se stiamo... Perché spegniamo il termovalorizzatore? Non è quello che risolve il problema. Guarda, io ho finito. Può trovare su posizioni politiche molto distanti, con Capponi. Eppure, come dire, si condivide l'obiettivo. Io penso che questo sia l'obiettivo da condividere. Poi dico l'ultima cosa. Siccome ognuno di noi nella sua famiglia, vicino a lontano, ha avuto problemi anche di persone morte per tumore, e quindi utilizzare in un modo troppo, come dire, disinvolto, sia contro che a favore, insomma è un po', come dire, forte e ingeneroso. Io non dico che non c'è il Capponi, tumore, non sto dicendo, no, io però dico che comunque rimango colpito dalla relazione della dottoressa Gentile. Ovviamente nulla va preso come arrogolato, però questo è qualcosa che deve fare interrogare la politica. Non significa che è così, probabilmente qui la situazione è più tranquillizzante, però penso che sia compito di chi amministra, noi facciamo amministratori nei comuni, quindi non è che gestiamo chissà quale politica generale, però penso che sia nostro compito sempre di approfondire, di proporre ulteriori studi, perché è chiaro che la salute dei cittadini è fondamentale, però è chiaro che questo è un destino comune che dobbiamo perseguire insieme. Su questo fare l'assalto al politico di turno probabilmente non è che ci aiuta molto, perché comunque i comportamenti di responsabilità riguarda tutti i cittadini. Questo è un tema in cui nessuno si può deresponsabilizzare e pensare che questo è un problema che risolverà la politica. La politica, secondo me, non lo risolverà mai dall'alto, perché questo è uno dei problemi che si risolve dal basso, con atteggiamenti di responsabilità virtuosi. È chiaro che se l'orientamento nostro, sia della regione Marche che della provincia, al di là dell'amministrazione, in questi anni è stato quello di fare una raccolta differenziata spinta, e il porta a porta significa questo, significa che abbiamo una linea di tendenza interessante. Io lavorerei su questo, poi sull'altro io penso che chi di noi non è sensibile a quello che ha detto la Gentilini, è chiaro però che tutto va
va ripesato, ma la linea che noi abbiamo in comune, dall'altra parte, come dire, noi abbiamo aderito subito al porta a porta, appena è stato possibile, procediamo su questa linea. Ma non è che il 100% dei cittadini ha comportamenti virtuosi, quindi penso che bisogna fare anche un po' di autocritica. Non so, anche qui se tutti tra presenti, tutti quanti sono dei Robin Hood della raccolta differenziata. Sì. Voglio dire, noi vediamo a Tolentino che comunque ci sono, pur arrivando al 70%, ma non siamo arrivati all'80%. Io ero convinto che una città come la nostra, dopo, era un'illusione ai capponi, che vuoi fare mica? Io ancora credo a questi slanci, perché è una città sensibile, siamo a un livello altissimo. Io ringrazio i cittadini di Tolentino che ci hanno consentito di prendere 19 miliardi di premio. Non è che un risultato minore. È ottimo. Noi nel 2008 ci hanno dato addirittura 19.000 euro l'altro giorno da Regione Marche, che cercheremo di investire a breve nella città in campo ambientale. Però, voglio dire, quello è l'obiettivo. Poi penso che questo smorzi anche ogni polemica. Noi dobbiamo arrivare a fra qualche anno in cui rifiuti zero è una realtà. E questo risolverà ogni polemica e la politica seguirà le buone pratiche. Grazie. Sei così virtuoso la sua raccolta differenziata? E ci credo che sia esportabile, ma perché il suo comune ha votato l'aumento delle linee di incenerimento? Non c'era, non c'era aumento delle linee di incenerimento. Perché il suo comune ha votato questa cosa? Non è così. È solo il potenziamento della produzione di energia. Io non ho problema a rispondere, perché io ero 15 anni fa, ero contrario all'inceneritore, quindi lei mi fa una domanda, io mi penso, se io voglio fare una cosa, intanto le direi perché Macerata non partecipa. Voglio dire, io siccome ero contrario 15 anni fa all'inceneritore, quindi questa è una domanda, come dire, non mi tocca, mi segue? Però il problema qual è che, ma infatti le sto rispondendo, però siccome io prendo sul serio quello che dice il Cosmari, io insomma il mio sindaco che va lì, siccome si è parlato in questi due anni di cui io seguo le questioni ambientali di un adeguamento tecnico che non portava ad un potenziamento della doppia vita, noi prendendo alla lettera quello che dice il Cosmari, su questo ci si muove. Però ci ho detto, la strategia di medio e lungo termine è